Ciao a tutti, sono Alenos. Siamo in compagnia con Zacuto Gamer. Siamo qui a fare un gameplay su Terraria. Tornati. Dobbiamo andare nella zona dove avevamo lasciato lo scorso episodio, dove c'era lo slime con quella zona abbastanza terrificante. L'episodio scorso l'ho trovato sul mio canale, per cui muovetevi, andateci, iscrivetevi o la notte vi vengo a cercare. Infatti alterneremo un episodio da me. Un po' di armi. Aspetta. Tipo spada d'argento, sì. E altre armi varie. Sì, abbiamo craftato qualche arma, un po' di cose. Ho preso anche un po' di legno. Sì, dopo andiamo a prendere un po' di legno, un po' di ferro, un po' di tutto. Cerchiamo di fare un po' di esplorazione in giro prima di andare nella grotta. Sto raggio qua fa troppo luce. E già inizio da rimorire. Tanto per cambiare. Dobbiamo fare una specie di ragazzi, c'è Ale che ha cambiato personaggio perché ha iniziato a fare il video con me nella scorsa puntata su un altro computer, perché lui ne ha 4000, io ovviamente ne ho solo uno. Gran bella sfiga di merda proprio. Basta che funziona il computer. Non bisogna averne 100.000. Guarda quanti zombie. Ma almeno stavolta ho trovato la nuova pistola qua. Bravo. Boom. Boom. No, l'ho mancato. Boom. Che figata quella pistola. E lui ha trovato la nuova spadona. Mega una. Figata. Almeno così non quindi ragazzi più. Non sclerate. Adesso no. Cioè tra poco vedremo Ale affogare e anche ritorneremo sotto dove c'era lo slime gigante. Per cui ti ho fatto un passaggio, Ok, perfetto, grazie. Qua facciamo un passaggio. Double kill. Handshot. Handshot. Vabbè dai, andiamo. Esploriamo un po' di qua. Ok, verso destra. Un po' di legna già che ci siamo, perché io non ne ho molto. Disbosca un po'. Guarda. Ma quello zombie che è dentro l'acqua? Quando non usciamo più. C'è anche l'acqua gelata, per cui. No, stiamo andando nella zona ghiacciata. Aspetta che faccio un passaggio. Una zombie con il vestito quello là d'inverno. Eh sì, perché adesso siamo nella zona fredda. Attento, sta arrivando un occhio. L'acqua è diventata rossa andando di qua, guarda. Anche a te. Ogni volta devi rimanere con uno sputo di vita, me lo spieghi? Se non sono così. Faccio io luce. Se non rimango con poca vita non sono io. Poi ci stiamo avvicinando alla corruzione. Attento che quelli lì fanno male. Tizio brutto. Oh. Cos'è questo? Ah, sei te. Sto dicendo, cos'è quella cosa lì che si muove? Dai però, cacchio. Siamo dentro la corruzione. Cos'è quella cosa lì che si muove nell'acqua? Ah, è il mio migliore amico. Madonna che amico che hai. Non avevo capito se era un mostro o qualcos'altro, scusa. Detto. Un ragno. Ma siamo ragni. Bella. C'è anche qua la qua si va sopra. Double shot. Una pozione di vita. Prendila che ci servirà. Un attimo vado a prenderla. Copro io. Morto. Bene. Io direi di tornare indietro perché qua c'è troppa roba. C'è troppo casino qua, meglio andare un'altra volta con calma. Sì, la corona. Mettiamo sto posto con delle torce. Sì, mettiamo solo qualche torcia e basta. E ritorniamo dove eravamo prima. Sto tirando testate alle stalagmiti o stalagmiti, non mi ricordo più. Che sono belle appuntite già che mi. No, l'acqua. scendere l'acqua, no. Caccia, beccia. È sopravvissuto quel ragno. Come ha fatto? In un raggio supremo. Ormai non esiste più nessuno, dobbiamo tornare indietro, Ale. Stiamo morendo. Attento, c'è. Allora saliamo di qua. Attento ai miei fan. No, sono sempre con uno sputo di vita. Spara. Sono sempre con uno sputo di vita io alla fine. Via, sempre con uno sputo di vita tra poco. Io ho vita piena, qui sputo di vita se non trovo i cuori. Ok, perfetto. Corriamo. Faccio che c'è. No, sto morendo. Sei morto? Quando... No. Uno sputo di vita, ragazzi. Proprio peggio di così non può andare. A parte lo zombie assassino che mi sta ammazzato. È chiuso. Oh, scusa. Ale, dai, però. Vai. Tu devi suicidarti nelle maniere più stupide mai viste, dai, però. No, adesso sei vivo. Mamma mia. Attento allo zombie. Mi abbiamo droppato, mi sa, la zombie arm. Oh, ho droppato l'arma degli zombie. Bella. No, non ho preso nessun'arma. Una stellina in basso. Una stella. No. Vabbè, fa niente. Ci tocca tornare indietro perché qua non si sale. O forse sì. Sì che si sale. Vai tranquillo. No. Ecco, e torna giù. Torna a fondare. Anche te però, eh. Non solo io. Ok, perfetto. Metto qualche torcia qua in basso. Mana. Mana. Però non mi ha dato niente. Ma ti ha dato 100 di mana. Qua il mio mega tunnel che ho costruito. E alla fine abbiamo trovato una specie di santuario del insieme a prendere le stelle cadenti. Vabbè, dobbiamo fare la gara. Chi le prende? Io sto sparando stelle cadenti per cui. Ok, io sono in base. Quanta mana? Io sono in base. Ale, sono rimasto indietro, aiuto. Arrivo. No, che mi sto picchiando. Vieni verso di me però se riesci. Vado retro, fan. E va con l'arco infuocato. Che figata. Belle le frecce infuocate però. Sì, una figata. Ma che ne hai beccato uno. E lancio l'altro zombie. Sento. No problem. Vabbè, quello lì andiamo, dai, torniamo sotto. Eccoci qua alla grotta dove avevamo lasciato l'ultima. Ma appena abbiamo stoppato il video sul mio canale abbiamo preso il cuore, ma lo slime non l'abbiamo sconfitto, abbiamo solo preso il cuore e fatto casini vari. Dovrebbe essere ancora qua. Oddio, c'è una specie di minatore non morto. Uno zombie. Buongiorno signore, come funziona qua? Che lo dobbiamo ammazzare. Muore. No, è piragna. No. Dentro il piragna. 71 di vita. Ho trovato un altro cuore però. Sì. Ha detto che sento un verme che sta arrivando. Ho trovato una vertebra, vediamo un po'. E come al solito. Lo vuoi te? Il cuore? Sì, se me ne riesci a dare uno è meglio. Sono morto! Te l'ho detto che c'era un verme in giro, lo sentivo. E lui mi fa. No! Hai preso la trappola te! Ecco perché. Vabbè, sono tornato sopra così almeno posso mettere in inventario. Cioè, senza accorgermene sono morto per soffocamento. Genius. Mettiamo giù questo. Tanto che Ale la fa uccidere. No, perché adesso uso la pozione e non morirò. Poi voi ragazzi non lo sapete, ma io dagli zombie ho trovato un velo di sposa. Io ho trovato l'arma degli zombie. Esatto, un velo di sposa. C'è una chest qua. No, si impara a rubare i soldi. E 22 silver ho perso. No, delusione. Tieni questo. Fatto. Ok, preso. E usato. Yeah. Eccoci qua. Dove sei morto te? Sono andato più avanti dove c'è lo scrigno. Infatti ti porto qua. Andiamo a prendere un po' di funghi velenosi. Servono, no, quelli ti servono per creare no, il verme. Ah, brutto verme. C'è? Ah. C'è un po' di roba nella chest. Nella chest. Attento al verme. Allora vediamo, cioè ci sono delle frecce giullari. Sto morendo. E un extractor. Ah, l'extractor prendilo che serve. Dopo lo dobbiamo piazzare. Dopo ti spiego come. Ok, ti do una roba a te perché ho l'inventario pieno. Ti do. Dammi l'extractor. Ok, l'extractor, tieni. Sai dirmi cos'è laghetto minaccioso? Dove? Ah, ecco, ecco, ora me lo sono infilato. Io sto morendo. E di nuovo lo prendo a picconare. Cioè io sono stato colpito 15 volte dal verme e non sono ancora morto. Tu invece? No, perché per camminare sott'acqua, bello. E poi c'è scritto consente di camminare sull'acqua durata 5 minuti. Madonna. Buono, proprio buono. Che fortuna. Tieni questi semi qua. Non me ne faccio niente quei semi. No, scherzo. Ah, non ci fa andare su, eh. Ah, c'è un po' di rana. Bomba. Collo terrorista. Collo terrorista. Tolgo la. Ah, eccolo qua, cristallo umana. Bisogna craftarlo. Mi servono 3 stelle. Io mi prendo anche il baule che ci potrebbe servire. E infatti prendilo te se vuoi perché a me non me lo fa prendere. Come faccio a usare il cristallo mana? Fai come la vita, no? Clicchi no, ma sto premendo il tasto sinistro ma mi cambia. Ah no, ecco, ecco. 1, 2, 3. Ah no, fatto, fatto. Ok, ora ho 40 di mana, posso sparare di più. Perfetto. Ho preso minerale di oro. Vediamo. Ma in questo gioco tutte le cose che sono utili, non voglio lasciarle nella cesta. Facciamo una cesta dove mettiamo tutto in base, no? Però molte cose qua sono utili, bisognerebbe portarsele dietro. Alcune cose sì, però non tutto perché non troppo. E qua, portiamocelo dietro, eccolo qua, cassa d'oro. Infatti te l'ho detto, io non riuscivo a prenderlo. Ok, guardate ragazzi che spettacolo questa grotta. Questa qua è la grotta dei funghi. Si chiama proprio così. Permetti di avere 2 di vita ogni volta. Ti prendi la paura. È sempre paura. Una tartaruga. Ah, era da te. Che larga. No! Cos'è che mi ha ucciso? Ah, la trappola. Che deficiente, l'avevo visto prima. Sto morendo! Perché? Ti sei avvelenato. Chi mi ha avvelenato? Non lo so cosa ti ha avvelenato. Ancora mi sta avvelenando! È qualcosa che è tipo un verme. Ammazzalo. Ma no, non è un verme, è qualcosa che colpisci sotto acqua, per cui meglio se controllo. Ok, ho posizionato l'extractor. Dopo ti spiego come funziona. Adesso arrivo. Un attimo che devo vederci chiaro sotto acqua, per cui Lumetial. Boom. Molto bene. Hai il coraggio di metterti contro me, il nemico Alenos? Io c'ho la pistola laser, quello là. Era un pesce, credo. O un mutante. Un mutante che teneva sempre uno di vita. No, ancora mi ha colpito. Lo slime. È qualcosa di strano, molto strano. Adesso io vediamo cos'è. Forse è l'acqua. Ma no, non credo. Aspetta, sto nell'acqua un po'. Adesso vengo a vedere, mi dici cosa. Sto nell'acqua un po'. Sembra strano però che ti toglie la vita l'acqua, eh. Vediamo, vediamo. Sto qua un po'. No, adesso. Dov'è che ti faceva? Qua, in questa zona qua. Dove? Qua. Guarda anche te! Che è stato? Mi sa che è stata la freccia. Adesso ti faccio vedere. Vedi questo specie di quadratino? Muori! Ecco, questo quadratino lancia delle frecce. Bene, allora magari ci serviranno per combattere alcuni nemici. Molto sì, infatti bene. L'ho presa e la metterò nella... Ok, mettiamola davanti alla... sopra la porta. Magari ma no. Lì lui lancia sempre ogni tanto delle frecce ogni volta che... Non puoi farlo perché devi avere il cavo e la pedana di... che premi, l'interruttore, per farla andare. Ok, allora vieni qua, scaviamo verso il basso. Va bene. Metto qualche torcia. Qua? Me lo porto a casa che fa luce. Dai, vediamo un po'. Ah, da funghi normali. Ah, da funghi? Attento. Ah, ecco. Madonna. Di nuovo sto per morire. Tu fai intanto il buco verso per terra. Io sto qua a prendermi un po' di funghi velenosi, luminosi. Ok, prendili te e poi dopo li mettiamo nella cesta. Muori. Attento, attento. Aspetta che metto una torcia. Okay. Oh. Attento te. Dove sono le frecce? Ah, eccole qua. No, no. Mi sono finito. No, il piranha. No, ancora. Che deficiente. Non è possibile morire in questo modo però. Vabbè. Sa che farò più video. Caduto nell'acqua. Devo cadere nell'acqua o cosa? Sì, cadi nell'acqua. Dopo tanto ti riesci a uscire. Mamma mia ragazzi, che gioco difficile, oh. Più avanti è veramente difficile. Non adesso. E già adesso crepiamo come niente. Almeno io. Sto tirando frecce a caso. Allora bombardo un po' per terra qua. Sto tornando. Ormai la sua memoria questa strada. Beh, c'è la mappa. No, perché crepo sempre, quindi devo rifarla sempre. E per quello. Non ci sono piranha qua. Strano. Piranha qua, c'è solo un po' d'oro e basta. Ok, ci sono. Ok, un altro piranha che mi voleva. Oh, qua c'è un'altra caverna, ci sono dei mostri. Arrivo. Beh, non andare troppo sotto, eh. Ok. Un attimo, eh. Non muore. Sì, okay. È morto. Io vado verso il basso qua, magari ci sarà una fine. Sì, sì, c'è una fine all'inferno. Guarda qua. Ci sono dei vasi qua. Ah no, un vaso. Vabbè. Cos'è? Bello. Ho trovato dell'altro fango. E qui sotto c'è un vaso. C'è un po' di... Meglio girarlo da questa parte, va. Se vuoi andare da sotto. Sì, è meglio andare qua. Qua nuotiamo la bellissima acqua senza senso che non cade fino a terra, sparisce prima. Proprio bellissima. La cascata. Oh, prendi la sabbia che ci serve, il blocco insabbiato. Ne ho già un milione. No, prendilo, prendilo, fidati. Dopo ti faccio vedere con l'extractor cosa cava. O ti sparo. No, aiuto. Cava. Aiuto, aiuto. Aspetta che ti prendo a piccolate anche te, va. Non solo i vostri, sì? Anche te. Oh. Aiuto! Bella. Però ha scavato delle cose interessanti a quanto pare. Sì, infatti. Allora, buttane dove c'è qua la sabbia. Dove ho messo la torcia. Esplosivi? Fate una dinamite! Bella. Bello. Oh, ho visto qualcosa di strano sotto, là sotto, eh. Aia. E rimane con poca vita ancora. Bravo, vai a farti implodere. Ah, bomba! E come sempre Ale sta sempre con uno sputo di vita. Ecco questo minerale qua. L'ho in che? Insabbiato. Insabbiato. Quello che ci serve. Dopo ti faccio vedere. Che cosa? È stato tagliato a metà da qualcosa. E non si sa che cosa però. No. Da un ragno sicuramente. O qualcosa. Un ragno. Un verme, ecco, un verme. Ma no. No, a scavare tutti i frenetici. Ma dai. Che gioco di merda. Io. Non è possibile. Ma questa mia, cosa. Che gioco, che gioia proprio a giocarci. Peggio di Five Nights at Freddy's. Ma non ci credo, ritorno lì. Oh mio Dio. Ogni volta che muori tagli o cosa? No, non sto tagliando. Ho preso blocchi insabbiati. Ma dai, non è neanche ritornata quella cosa. Non è neanche ritornata. È la mia sfiga quella, che devo morire. È la mia sfiga. Non è possibile come cosa. Non si sa neanche da che cosa sono morto. Infatti se qualcuno lo vede, gli sarei grato di... Ma il bello è che non torna neanche indietro per uccidere me. Infatti, ma... boh. Chi vedrà il video... That's not dirà. Make sense. Non c'ha senso quella morte lì. Dio mio, perché mi hai abbandonato? A me mi hanno abbandonato. Ok, sto ritornando. Oh, ho trovato del load. Ok, perfetto, ci può servire. Bisogna prenderne, cioè ne trovi poco, per fare un'armatura bisogna trovarne tipo 47. Ho trovato gli smeraldi! Bella, prendili, prendili, servono. Ma tanto adesso il problema dei minerali non li abbiamo più di tanto. Sei sicuro che mi sentono i tuoi iscritti o roba del genere? Sì. Te lo do per certo perché registro la mia voce. Vabbè, quello lì non è un problema. Vedrai. Vediamo. Che... altrimenti ti tocca eliminarlo. Infatti. Vabbè, speriamo di no allora. Muori. Ok. Io prendo i blocchi insabbiati. Ragazzi, fate così. Quando andate su Minecraft e vedete del carbone, voi dite sì, carbone inutile. Allora, prima di tutto non è mai inutile, perché dietro il carbone ci può essere il ferro. e il ferro è già una cosa. Però può succedere che a volte dietro l'oro ci sia anche il diamante, per cui scavate bene i minerali, perché a volte Minecraft vi gioca tanti di quegli scherzi che madonna sclerate. Poi noi siamo ancora alla ricerca di un dungeon. Sì, di un dungeon, qualcosa per poter... Vediamo se riusciamo a trovarlo, dai. Vero Ale? Sì, sì. Ancora alla ricerca di un dungeon. Dio, che piccone è quello! Quello lì l'ho preso nella chest per far più veloce. Ma adesso mi spieghi perché uno deve scavare con un piccone 4 volte più grande di lui? Sono i misteri di Terraria. Chi cazzo sei tu? Hulk. Questo qua è un piccone demoniaco. Ok, pozione spina, anche gli aggressori subiscono danni. Ah, sì, però ci sono un sacco di pozioni in questo gioco. Tieni. Ti ha lanciato un razzo in testa. Eh sì, mi vuoi ammazzare anche te adesso? Non basta. Sto craftando un po' di roba intanto. Vediamo, magari delle frecce mi crafto. Ma le usi? Ma no, la mushroom workbench, non ci credo. Ah, per la roba... un workbench, cioè con i funghi puoi creare un tavolo. Hai visto anche te? Guarda là, c'è un vaso. Sì, l'ho visto. Allora cerchiamo di andare a prendere là. Aspetta che forse c'è acqua, No, mi sono sbagliato. No, c'è acqua. L'avevo detto. Oh, non fa proprio ridere. No. Time! Mamma mia, slime! Un altro cuore c'è sulla sinistra. Bello! Andiamo a prenderlo. Stavo qua. E fa pure l'obiettivo dei cuori. Lo prendi te o lo prendo io il cuore? Se lo vuoi te, te lo do a te. Quante ne hai di vita te? 160. E sono morto ancora! Ma come cazzo è possibile? Ma vaffanbagno, mi sa che mi è andata la sabbia addosso, qualcosa del genere. Ma no, ancora. E mi ha fatto la laggata. Mamma mia, che gioco fantastico. Lo prendo io il cuore perché ne ho 120. Gioco super fantastico. Perché adesso il gioco mi è andato in modalità inglese? Perché ora è tutto in inglese? Ah no, non è in inglese. È che il gioco che fa talmente schifo che alcune traduzioni non le ha proprio fatte. Infatti, questo è vero. Infatti è una pecca che ha questo gioco. Ho trovato un'altra cassa d'oro. Oddio. Sì, ma se volevi entrare zombie dovevi passare col ticket o roba del genere, no? Perché non è pagare, che si sfonda la porta per entrare a vedere cosa c'è per primi. C'è anche un'incudine, 2 casse, una di legno, una d'oro e anche una specie di cosa. Vabbè, io aspetto te. Sì, adesso arrivo, almeno vedo, faccio vedere anche ai ragazzi cosa abbiamo trovato. Allora ho trovato delle pozioni, ma come sempre. Ma aspetta che li faccio vedere ai ragazzi. Sì, ma non ho preso tanto. Non ci credo, dai, è impossibile. Devi venire a vedere subito. Sto arrivando, piano piano. Piano piano. Intanto mi sto svuotando l'inventario dentro la chest stessa, per cui stai svuotando tutto. Eccolo qua. No, non tutto ovviamente. Sento un verme. Andiamo a vedere, va. Andiamo a vedere. Ok, questa qua è la chest gold. Che non mi fa vedere. Quelle messe a destra sono le mie cose, alcune. Guarda. Ecco, pozione, occhio. Questo qua è per il primo boss, questo occhio diffidente. Quindi lo facciamo più avanti. Fa vedere. Lo facciamo magari nel prossimo episodio, la sfida contro l'occhio. Ma è un occhio normale, non è un occhio boss. No, è un boss questo. evochi il boss. Ah, perfetto. E deve essere, ragazzi, di notte. Un episodio casa e boss, giusto per distruggerla appena partiamo. Sì, infatti. No, ma non credo che riusciamo a distruggerla. Like direi... a boss. Sì. Sbloccata archiviamente. Fuck vai. Bitch. Come? Oddio. No. Il teletrasporto. Io non ho attivato niente. Aiuto! No, no, ma stai facendo il boss. E non mi aspetti. Ah, cavolo. Che cazzo? Adesso mi faccio ammazzare, sennò. Oddio, aiuto! Cosa faccio adesso? Come faccio a suicidarmi? Ok, sono tornato in superficie per fortuna. Ma dove sei finito, scusa? Non lo so! Lo stavo mettendo nell'inventario. Mi ha teletrasportato. Boh. Boh, sto zoomando nel radar ma non trovo quasi niente. Un attimo. Okay. Io sono nella casa perché mi sono fatto. Ah, ecco! Vai nel radar e dovresti vedermi. Vai nel radar e dovresti vedermi. Mi vedi? Ah, nell'estremo... Allora la prima volta sono comparso sotto dove sono io ora. La seconda volta sono comparso qua, sto già morendo. Ma ti è uscito l'occhio? No, no, ce l'ho ancora, quello ce l'ho ancora. Il problema è che non ho preso tutte le pozioni, penso. Ah. Sembra strano. Quindi dovremmo... Tanto tornando là sotto non è una cosa difficile tornare là sotto. Va bene ragazzi, penso che per questo video Ale può concludere qui. Nel prossimo episodio spawneremo il boss, ovviamente saremo sempre più forti e sempre più preparati. Io intanto cerco di tornare a casa perché è un po' buggato il gioco, mi ha teletrasportato leggermente a fanculo. Vi ricordo di lasciare un bel commento, mi piace. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi. Ciao.